Immaginatevi la scena, mi suonano al portone qualche giorno fa e mi consegnano in mano questo coso. Io dico: ma che cos'è? Che cosa mi stanno dando con questi disegni psichedelici? Boh, una cosa loschissima. E in realtà poi mi sono reso conto subito che effettivamente era quello che aspettavo, ovvero la mia fantastica carta Monolith. Il packaging, al di là del, come dire, di questi appunto disegni psichedelici, è molto essenziale, molto minimal, contiene soltanto la carta e questo biglietto di benvenuto che vi dice benvenuti in questo nuovo paradigma, perché fa riferimento effettivamente alla decentralizzazione, a Ethereum, in quanto questa carta si basa su un wallet non custodian che permette di integrarsi con molti degli ecosistemi che, come dire, orbitano intorno alla blockchain Ethereum, come possono essere la DeFi, i DEX e tutti quei servizi appunto senza intermediari. Questa è una delle cose più interessanti di questa carta e anche che la distingue da molti dei suoi competitor, in primis la famosa Wirex. Non a caso, quando giriamo questo foglietto di benvenuto, su cui tra l'altro guardate c'è anche un numero di serie scritto a mano, ne hanno erogate poche, devo dire, se questa non è neanche la 2000esima. Vi dicevo, dietro trovate lo spazio per scrivere il recovery seed, proprio perché il wallet, come vi dicevo poco fa, su cui si detengono i fondi finché non si decide di spenderli, è completamente non custodian, decentralizzato, addirittura è ospitato su uno smart contract ed è assolutamente di nostra e soltanto nostra proprietà. Con Wirex sapete che, ad esempio, quando si vuole andare a fare il cambio banalmente da Bitcoin a euro o semplicemente anche depositare Bitcoin sul wallet di Wirex, è un wallet assolutamente centralizzato, ok? È di proprietà di Wirex a tutti gli effetti. E in questo caso invece no, è come averli, non so, su Exodus, su Trust Wallet. È un wallet non custodian software, un'applicazione mobile che vedremo tra poco. La carta è molto familiare perché effettivamente l'emittente, l'azienda che emette la carta, è la medesima della Wirex, ovvero la Contis Financial Services, appunto un provider di carte elettroniche di pagamento Visa, chiaramente. Cambia soltanto la grafica, ma la carta è esattamente identica. Dunque, adesso che abbiamo visto il semplicissimo packaging, mi interessava invece andare ad approfondire con voi in primis l'applicazione, il wallet su cui orbita intorno appunto questa carta con cui si integra e soprattutto il discorso fees, che è la cosa che sicuramente tocca di più tutti quanti. Per fare un paragone con le numerose ormai competitor, bisogna chiedersi quanto si paga per utilizzare questa carta, ci sono delle commissioni nascoste, fino a quanto si può arrivare a pagare, ovviamente a ribasso, e quindi a fare un po' alla fine il punto e vedere se conviene oppure no. Seguitemi perché ho fatto tutte queste prove io. Per rendere questo video più fruibile e più, come dire, diretto, ho deciso di impostarlo come un confronto tra la Monolith e le carte che già conosciamo perché già ho recensito in passato, ovvero la Wirex e la Coinbase Card. Mi concentrerò su due aspetti, ovvero l'applicazione barra wallet, ovvero l'interfaccia, e le fees, che ovviamente sono quelle che poi forse interessano di più. E metterò appunto a confronto tutti i dettagli, non trascurando niente, quindi evidenziando anche le fees nascoste, tutte quelle cose di cui magari non ci si accorge, e facendo poi un bilancio finale cercando di capire qual è l'applicazione migliore. Iniziamo subito con l'osservazione del wallet e dell'app, mettendola a confronto con i suoi competitor. Il wallet è una delle cose che mi piace di più di Monolith, proprio perché è ciò che la differenzia di più in assoluto rispetto appunto ai suoi competitor, in quanto il wallet è di tipo non custodian. Non custodian significa che le cripto che sono depositate su quel wallet sono assolutamente di nostra proprietà, perché noi deteniamo le chiavi private del wallet, o meglio in questo caso il seed di 12 parole che ci permette di accedere. Fintanto che noi abbiamo possesso del seed, abbiamo possesso delle nostre cripto, e fintanto che nessun altro ha possesso del seed, ce l'abbiamo solo noi tale possesso delle cripto. Al contrario, Wirex e Coinbase Card sono wallet custodian, ovvero ci richiedono il deposito delle nostre cripto sulla loro piattaforma, quindi diventano a tutti gli effetti di loro proprietà e noi acquisiamo un credito nei loro confronti, un po' come quando si va a depositare i soldi in banca. Il wallet Monolith è circoscritto al mondo Ethereum, è un wallet ERC20. Questo perché? Perché è stato creato pensandolo come integrazione al mondo DeFi, e questa è un'altra cosa che lo rende estremamente affascinante. Se voi guardate qua, cliccando il più sotto, tra le varie funzioni, abbiamo la funzione swap. La funzione swap ci permette di scambiare un token con un altro, vedete, io posso scegliere i miei e posso scegliere che cosa ricevere, utilizzando quei protocolli DeFi di liquidità condivisa, tipo Uniswap, Compound, insomma, ne abbiamo parlato molto in questo periodo. E
ed è molto bello che questo wallet ci permetta di utilizzarli direttamente da lì, quindi senza mai doverle muovere dal nostro wallet e senza mai doverne perdere la proprietà. Quindi possiamo scambiare qualsiasi token con un altro a patto che siano ERC20, ma adesso, come ben saprete, immagino, stanno wrappando, si dice, anche Bitcoin, anche delle cripto di altre blockchain sulla blockchain Ethereum, proprio per permetterne l'integrazione con l'ecosistema DeFi che attualmente vive su Ethereum, e quindi si può virtualmente ottenere qualsiasi cripto in maniera completamente decentralizzata, quindi scambiandola appunto attraverso questi DEX, senza dover far KYC né niente del genere, direttamente dal wallet Monolith. E questa è una figata, secondo me. Al contrario, Wirex e Coinbase Card non permettono l'utilizzo da wallet, cioè non sono pensati come wallet perché sono degli exchange a tutti gli effetti, sono piattaforme di terzi e supportano solo le coin che decidono loro. Monolith supporta tutti i token ERC20 e, tra l'altro, una cosa che non vi ho detto, sempre legata al mondo DeFi, è che nello swap potete vedere che si può ottenere anche i token di Compound. Cosa significa? Significa che direttamente dal wallet si può mettere a rendita, mettere in prestito su Compound le proprie cripto, ottenendo appunto l'interesse passivo che Compound fornisce, e questo appunto senza di nuovo uscire dal wallet e senza perdere la proprietà delle nostre cripto. Quindi il lato DeFi, l'integrazione col mondo DeFi, è una delle cose che rende questa applicazione, questa carta, particolarmente affascinanti ed interessanti. Di contro, essendo appunto un wallet ERC20 e un accesso, chiamiamolo, al Web3, a questo mondo ecosistema della DeFi sulla blockchain Ethereum, è necessario avere il gas, e per questo, vedete, sotto il controvalore totale abbiamo questo valore in Ether, ovviamente, che è il cosiddetto gas tank, che è appunto un serbatoio di gas utilizzato per pagare le varie transazioni, perché ogni transazione, ovviamente, che viene fatta, swap inclusi, si paga, perché si paga la network fee sulla blockchain per la sua esecuzione. Wirex e Coinbase Card non hanno ovviamente questo aspetto perché non hanno niente del genere, insomma, non è assolutamente necessario. Lato sicurezza, su Monolith abbiamo ovviamente il seed di 12 parole per avere la proprietà dei nostri fondi, che vi ricordo, volendo, è utilizzabile anche poi su altri wallet. Se voi aprite Trust Wallet o Exodus e inserite il seed che vi ha dato all'inizio della configurazione Monolith, potete avere il wallet anche lì, è proprio un wallet a tutti gli effetti. Per l'applicazione invece abbiamo un PIN che può diventare Face ID o Touch ID, e il whitelisting degli address di destinazione, cosa molto interessante perché evita, nel caso in cui qualcuno, se noi lasciamo aperta l'applicazione, riuscisse a fare qualcosa, evita che si mandi i nostri token al suo address perché non è in whitelist. Wirex e Coinbase Card hanno i classici protocolli di sicurezza del tipo credenziali, PIN e anche lì Touch ID o Face ID, e il two-factor authentication, quindi come sicurezza siamo a buon livello su tutti e tre. Per spendere, o meglio, le nostre cripto sulle tre applicazioni, su Monolith così come su Wirex, le dobbiamo prima convertire in euro, e tra poco vi mostro come. Su Coinbase Card invece abbiamo il grosso vantaggio di Coinbase Card, che è che spende direttamente le cripto che abbiamo su Coinbase, quindi non c'è da fare quel passaggio lì. Utilizzo ovviamente i tassi di cambio di Coinbase e ci fa anche una bella fee salata, però come comodità non c'è paragone. Monolith, così come Coinbase Card, offrono un servizio di solo carta. Cosa vuol dire? Vuol dire che Wirex in più ha un in più, che è fornirci un IBAN, un conto bancario in comodato d'uso, diciamo, tramite il quale possiamo inviare o ricevere bonifici dall'Italia, dall'estero, e a zero fees. Quindi è un servizio in più. Se cercate anche un servizio di questo tipo, di certo Monolith non fa per voi. Monolith, il termine banca, vuol sapere, non vuole neanche sapere cosa significa. Ecco, un difetto. Parliamo di un difetto di Monolith, un potenziale difetto, dipende da come lo si vuole usare. I movimenti dentro a Monolith sono unidirezionali verso la carta. Cosa vuol dire? Che la si può solo caricare. Se io carico 100 euro sulla carta, supponiamo, e poi dico: ah no, ne volevo solo 50, mi devo tenerli tutti e 100, non posso più fare lo step all'indietro, ovvero ritrasformare 50 euro in Ether, in DAI o quello che è. Quindi bisogna fare attenzione. Si può, sì, ad esempio, utilizzare servizi di terzi per ricomprare le cripto con la carta, però di solito sono servizi che caricano abbastanza fees, quindi attenzione, caricare solo quello che serve.
Wirex permette movimenti ingresso-uscita della carta, Coinbase Card non è necessario fare movimenti su carta perché si spendono direttamente le cripto. Quindi, facendo un po' il punto della situazione sull'app, sul wallet, Monolith si pone per una fascia di utenza un po' più smanettona, un po' più avanzata delle altre. Perché? Perché c'è il discorso DeFi, cioè è pensata per chi cerca dei servizi tipo l'integrazione con la DeFi e il permettere di usare smart contract. Questo implica qualche difficoltà in più, come il capire il concetto di swap, il capire che cos'è il gas, perché devo riempire il gas tank e tutti questi discorsi. Se uno non cerca queste cose, non saprei neanche se può avere senso utilizzare la Monolith oppure no. È una carta pensata per appoggiarsi su un ecosistema decentralizzato, ok? Quindi è più decentralizzata delle competitor. Può essere interessante per le fees, ne parliamo tra poco, però lato appunto proprio applicazione, questo è il suo perché. L'integrazione con la DeFi, con tutto il mondo della DeFi e di Ethereum. Wirex, al contrario, è più semplice da utilizzare, alla fine mando i miei bitcoin, li cambio, carico la carta e spendo, basta, tutto lì. Coinbase Card, dal lato suo, invece ha un'estrema semplicità d'uso, ovvero io non devo fare niente se non avere delle cripto su Coinbase e passare la carta, quindi si distingue per quello. Andiamo avanti adesso e vediamo un po' queste fees. Andiamo ora a vedere tutte una a una le commissioni esistenti, nascoste e non, quindi capire quanto si può arrivare a spendere minimizzando le fees per mantenere e utilizzare la carta Monolith rispetto alle sue competitor. Iniziamo con una fee che nessuno ha, o meglio, si paga soltanto la fee della blockchain per trasferire i fondi al proprio wallet, quindi una fee di ricezione non esiste. NF sta per Network Fee, quindi quando la vedete significa che l'unica cosa che c'è da pagare è la spesa di movimento delle nostre cripto da un wallet all'altro, la transazione stessa. Per il trasferimento dal wallet, quindi da Monolith all'esterno, c'è soltanto la network fee, anche in questo caso, perché si tratta di nient'altro che un wallet ERC20. Al contrario, da Wirex abbiamo, loro la chiamano network fee, ma chi la utilizza sa benissimo che è un po' gonfiata, perché cerca di disincentivarti a trasferire i fondi dal loro wallet ad altrove. La Coinbase Card, al contrario, se si passa per Coinbase Pro, non fa pagare assolutamente nulla per il trasferimento di qualsiasi coin, ok? Quindi questo è un piccolo vantaggio. Spese accessorie, con Monolith non abbiamo nessun tipo di spesa, ok? Quindi non c'è spesa per l'invio della carta, non c'è una spesa mensile, non c'è nessun tipo di spesa. Wirex, al contrario, impone una spesa mensile di 1,20€ al mese e una inactivity fee, se mi pare per 5 o 6 mesi non si fa nulla sull'applicazione sulla carta Wirex, ci viene fatto pagare mi pare 5 o 6 euro di una tantum, ok? Quindi è una fee di inattività. Se uno ha depositati dei fondi e non la utilizza, si paga poi quella fee lì. Coinbase Card ha una one time fee di 5 euro per l'invio della carta. Passiamo allo step successivo, ovvero le fees di conversione, la compravendita di coin, insomma la trasformazione di una cripto in un'altra. Come viene gestita su Monolith? Ve l'ho detto, si fa lo swap, quindi questo swap è a zero fees perché è in promozione, diciamo così. Monolith paga le fees per noi dei vari pool tipo Uniswap eccetera eccetera, e quindi noi l'unica cosa che paghiamo anche in questo caso è la network fee. Ci ho messo un più perché, guardate, adesso vi faccio vedere anche per darvi qualche numero. In realtà la network fee per fare lo swap da Ether a DAI che ho pagato è stata di 2,67€. Network fee più perché sto interagendo con degli smart contract e quindi devo pagare un po' di più di transazione, di gas, rispetto a una semplice transazione da un address all'altro, che invece, adesso non so se la fa vedere, sì, guardate, è di 80 centesimi ad esempio per questa transazione qui che ho caricato la gas tank, che anche quello ovviamente è una transazione. La fee di ricezione è stata di 30 centesimi, insomma dipende anche poi dalla congestione della rete Ethereum. Al contrario, su Wirex abbiamo una fee di conversione effettiva che parte dall'1% per Bitcoin e varia poi per le altre coin, comunque la minima è dell'1%, e su Coinbase Card invece abbiamo una salatissima fee del 2,5% ad ogni operazione che si fa di conversione. Quindi io sì, pago con la carta, mi converte direttamente le cripto in euro, però pago il 2,5% ogni volta, che è veramente al limite dell'usura. Spread, slippage e altre fees nascoste. Attenzione, cosa vuol dire? Lo spread è la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, o meglio,
Significa quanto, confrontando col prezzo a cui io sto vendendo, ad esempio, Bitcoin per ottenere euro, io voglio caricare euro, quindi devo vendere Bitcoin per euro, quanto sto pagando in più rispetto all'effettivo prezzo di mercato, che sono dei costi nascosti che vengono spesso applicati. Allora, Monolith non dà nessun tipo di spread o slippage perché comunque lui fa una transazione, tramite i pool di liquidità decentralizzata. Quindi, per andare a finire in euro, quando carico la carta, utilizza una stablecoin legata all'euro. Mentre quando vado a cambiare un token in un altro, mi utilizza direttamente quel token e quindi non c'è nessun tipo di spread né slippage né costo nascosto. Su Wirex ho uno spread dello 0,5% circa. Se voi ci fate caso, andate a vedere le vostre transazioni passate da Bitcoin a euro e le confrontate col prezzo che aveva in quel momento lì, ad esempio su Bitstamp, vedete un po' di differenza. Coinbase Card lo ammette papalmente e dice: noi abbiamo anche uno spread dello 0,5% che si va ad aggiungere al 2,5% poi di fee di conversione. Ricarica della carta, ecco qua, è l'unica fee da cui non si può scappare su Monolith, al di là ovviamente delle network fees. Abbiamo una fee dell'1%. In realtà Monolith è un po', come dire, non si capisce bene, io non l'avevo capito bene all'inizio, perché divide questa fee in due. Guardate, andando a navigare sul sito di Monolith, andando a cercare la pagina sulle fees, quello che vediamo è una card top-up fee dell'1% riducibile a 0% con DAI e una community contribution dell'1% che, se leggete l'asterisco, è una fee che viene applicata in più, quindi al top-up della carta, ed è destinata ai token holders del token TKN, perché hanno voluto anche loro creare il loro token da shillare un po' e quindi hanno dovuto dargli un perché. E il perché è che si va a collezionare questa fee da chi utilizza la piattaforma e la si distribuisce ai token holder. È un modello che, vi dico la verità, a me non piace molto. Io non A me non piace l'idea che chi offre un servizio di questo tipo deve anche dare il loro token, però è una cosa che stanno facendo un po' tutti, addirittura Crypto.com non ne ha uno ma ben due, ed è un modo per accaparrarsi della liquidità, quindi è veramente, cioè, lato marketing, lo capisco un po'. In ogni caso non si capisce bene perché io ho detto: ma riesco a evitarle tutte e due in qualche modo oppure no? Bene, la risposta è no, perché guardate, io ho provato. Ho fatto il top up della carta utilizzando DAI e ho pagato l'1% di license fee, che altro non è che la community contribution. Se io vado a fare il top up della carta, ve lo mostro anche utilizzando il token TKN, andiamo a vedere, ecco, adesso ovviamente non posso farlo, facciamo 73, vi faccio vedere quello che accade, ovvero io pago la transaction fee, non pago la license fee, ma pago l'1% di transaction fee. Quindi, ahimè, questa fee non si scappa. Si paga, attenzione, il 2% se andiamo ad utilizzare un token che non è né il TKN né il DAI, quindi ad esempio Ether, quindi è sconsigliabile fare una cosa del genere, altrimenti pago soltanto l'1%. Quindi il percorso da fare è caricare il wallet, cioè utilizzare il wallet cioè con direttamente dei DAI oppure degli Ether e poi li cambio in DAI, però in questo modo pago una fee in più di conversione. Quindi il consiglio è di mandare direttamente i DAI e fare il top up della carta con i DAI. In questo modo pago l'1% di commissione e basta, più il network fee plus, perché se guardate c'è anche un gas cost di 1,65 euro nel mio caso, proprio perché ho dovuto utilizzare anche in questo caso uno smart contract per fare il cambio, per fare lo swap con la stablecoin pegata all'euro. Con Wirex e Coinbase Card non ho nessun tipo di costo di ricarica. Su Wirex, perché è istantanea e senza costi, ho già pagato la conversione più lo spread, mentre su Coinbase Card non c'è bisogno di fare nessuna ricarica. Poi veniamo al Monolith rinascente, no grazie. Allora veniamo al cashback, scusate. Il cashback non esiste nel caso di Monolith o di Coinbase Card. Esiste nel caso di Wirex, è una cosa probabilmente alimentata anche dalla liquidità del suo token, anche perché parte dallo 0,5. Anche nel caso di Wirex c'è un token che più ne si detiene e più vengono scontate le fees. Qui non l'ho detto, però sinceramente a me non piace proprio l'idea di dover holdare un token volatile per avere dei vantaggi, quindi l'ho escluso a priori. Cashback comunque su Wirex è dello 0,5%, però attenzione, ci va a coprire lo spread, è un do e ricevo, non fatevi ingannare da questo
queste procedure di marketing perché c'è lo spread nascosto. Su Coinbase Card non c'è nessun cashback. Poi ve l'ho detto, in più su Monolith c'è il costo del gas tank, del riempire il gas tank, che è quell'attività necessaria da fare per andare a utilizzare il gas per poi interagire con gli smart contract e fare anche gli swap e il top up della carta. Network fee, perché è il costo di una transazione, vi ho fatto vedere, è 80 centesimi nel mio caso, ma è variabile in base alla congestione della blockchain. Quindi tiriamo un po' le somme: qual è il percorso migliore da fare su Monolith per pagare meno fees possibile? Allora, fondamentalmente quello che ho fatto io è stato inviarmi gli Ether, fare il top up del gas tank, quindi pagando la transazione da un address all'altro Ether alla blockchain fee. Poi ho fatto uno swap da Ether a DAI, pagando la network fee un po' maggiorata per via dello smart contract. Ho fatto il top up della carta, pagando la fee maggiorata e della network fee maggiorata per smart contract e l'1% di fee invece a Monolith. E infine ho speso senza nessun tipo di commissione. Poi non ve l'ho detto, ma le spese, i prelievi, eccetera, eccetera, le commissioni sono allineate alla concorrenza. Quindi sono praticamente nulle, a meno di non far cose strane come muovere somme alte oppure muovere valute internazionali, eccetera eccetera eccetera. Non le ho volute toccare queste cose. Se avessi mandato direttamente i DAI mi sarei evitato lo swap da Ether a DAI, però attenzione, un po' di Ether servono comunque per il top up del gas tank, quindi qualcosina in Ether va mandato lo stesso. È un po' macchinoso e si rischia di pagare qualche fee in più rispetto ai competitor, in particolare se si fanno molti swap e molti movimenti di quel tipo lì. In ogni caso, secondo me, contando anche il costo, i costi fissi, il costo invio carta e gli spread, bene o male come fees siamo allineati, oso dire questo. In più abbiamo tutti i servizi legati alla DeFi, un wallet non custodian e una piattaforma molto innovativa in ogni caso, quindi mi sento assolutamente di dire che è una buona carta e una buona piattaforma da utilizzare. Lascio adesso alle vostre considerazioni, quindi ditemi cosa ne pensate, la utilizzereste, cosa vi farebbe pensare di utilizzarlo oppure no, insomma scrivetemi quello che ne pensate nei commenti e ne discutiamo. Vi faccio un caro saluto e alla prossima.